Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo un nuovo interrogativo e da un po' che non facciamo il futuro, il nostro prossimo futuro, il futuro immediato, come volete chiamarlo. In questo video andremo a vedere quello che succederà, ma più che altro io, perché io voglio lavorare con oracoli, andremo a vedere cosa ti vogliono consigliare le carte, i consigli che ti vogliono dare, magari avvisare. Ecco, tre bamboline, così, così vedete, vi faccio vedere comunque, questa è la bambolina numero 1, tin, 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 tin. Questa è la bambolina numero 2, e questa bambolina è bambolina numero 3, tin, 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 tin. Ce l'abbiamo tante, c'è anche lì. Ecco le bamboline, scegliete la vostra variante. Non avvicino più perché io penso che si vede comunque. E noi andiamo. Variante numero 1. E dove ti metto? Dove ti metto? Ti metto qui. Di là la metto. Va bene. Ok. Iniziamo. Cosa ti aspetta? Prima vediamo cosa aspetta, poi mettiamo oracoli. Prossimi 20 giorni, così facciamo. Non di più sicuramente. Wow, e vabbè, Pasqua aspetta, è normale questo. Allora, iniziamo da qui perché sono belle carte, mi piace come cosa parlano. Allora, cosa mi dicono? La prima cosa che io vedo è che aspettano le feste, aspetta Pasqua, perché mi fanno vedere incontro con le persone, incontro intimo, qua abbiamo la family room, in italiano si dice, comunque, atmosfera accogliente, intima con le persone che sono la tua famiglia. Qui possono essere genitori, amici, magari tu hai la tua famiglia. Ti aspetta questo, ti aspetta le radici, quindi famiglia, proprio le di tue radici, tu starai con queste persone, è normale perché sappiamo che c'è Pasqua. Ok, a proposito, auguri per la Pasqua ragazzi, anche se dico una cosa, non mi piace Pasqua, io la festeggio, io faccio le uova sempre perché da noi si fa. No, per le mie cose d'infanzia io questa festa non amo, non amo proprio. Però comunque compro tutti i cioccolati, uova e festeggio come tutte persone normali. Comunque andiamo. C'è questa festività, può essere per qualcuno il viaggio, tipo tu sei andato da qualcuno, devi andare da tuoi parenti, genitori, in casa, loro da te vengono. Io vedo questo movimento in festività, questo vedo. Dopodiché mi fanno vedere che arriva una nuova chance, come tipo come la vincita in lotteria. Non so se avrai proprio la vincita in quel senso là, ma che ci sarà un chance, un'occasione positiva legata al lavoro, questo sì, tipo una sorpresa, un qualcosa che è positivo e che è legato al lavoro oppure la tua routine, la tua vita abituale. Ok? Qui però fanno vedere il serpente. Questo serpente dice a te di essere molto saggia, attenta. Visto che questa carta è vicino al lavoro, è un uomo, quindi
La prima cosa, se c'è la rivale e tu sai di avere una rivale, oppure una persona invidiosa, cattiva, serpente, deve stare attenta e deve proteggere ciò che hai. Questo come come in italiano si dice? Consiglio, un avviso di stare attenta. In più dicono di essere furba, intelligente e saggia. Perché il serpente è il simbolo di saggezza, di intelligenza. Mi fanno vedere un uomo che è un gentiluomo, un bel ragazzo. Qui per qualcuno può essere un collega di lavoro o un qualcuno che tu, con quale tu hai un rapporto ufficiale. Va bene? Tipo un amico, un collega, un qualcuno. Un gentiluomo carino. Però, cosa di più mi viene è che questo uomo è un uomo che è bello da vedere, apparenza bella, però è un uomo che tu tieni nel cuore perché vicino a lui viene la casa. Sembra che arriva un bigliettino, un messaggio, una sorpresa, i fiori. Non so se ti regalerà proprio i fiori. Ma i fiori, simbolo di romanticismo, di corteggiamento, di belle sorprese che ti arrivano da questo uomo. E di conseguenza, con la carta di casa ti sentirai importante, ti sentirai come la parte della sua casa. Questo. Però ricordo, un'altra volta mi fanno vedere, bisogna fare attenzione che essere più furbo. Non rischiare. Poi un'altra cosa, le radici, i funghetti, i serpenti, bisogna fare attenzione ai cibi, non mangiare troppo o non bere alcol o qualcosa simile, non avvelenare il tuo corpo perché si può ammalare. Anche questa cosa. Non lo so, magari ragazzi adesso c'è questo tempo strano. Che cambia da caldo, da freddo, copriti il collo per non raffreddare, perché non sarà bello passare dopo queste belle cose che abbiamo raffreddate, passare, non sarà bello sicuramente. Ok, questo abbiamo visto, andiamo avanti. Volevo prendere adesso oracoli, toracoli e oracoli. Prendiamo prima questo mazzo. Questo è oracoli, come io chiamo, perché qua sono oracoli con il sistema di tarocche. Equilibrio mentale, pace mentale, oppure fanno vedere le carte che bisogna controllare a ciò che pensi, come un consiglio. Credere a quello che vedi e fidarsi e non inventare, ecco, bisogna equilibrare la mente, essere più consapevole. Qui queste carte mi fanno vedere che può essere che ci saranno le persone che avranno bisogno del tuo aiuto e tu questo aiuto puoi dare, tanto aiuto, perché ce l'hai buona energia per curare chi soffre. Come consiglio essere più vicina a queste persone, con un consiglio, con una carezza. Questo mi fanno vedere, consiglio più che altro. Aiutare a mettere in ordine i pensieri di altri, a parte che te devi avere questo, ma anche altri. Mi viene questo fuoco dalla tua pancia che tu puoi dare alle persone che soffrono o persona che soffre.
due carte della sofferenza. Comunque, mi fanno vedere che c'è qualcosa, ci succederà qualcosa che tu avrai un po' di dispetti, diciamo, infortuni, ma questi dispetti non sono piccoli dispetti, di divino dispetto, diciamo così. Avrai bisogno di avere la pazienza, perché succederà qualcosa che è un po', sembra che tu dovrai andare controcorrente. Non lo so, esempio, ragazzi, tu devi arrivare a un appuntamento e stai facendo un ritardo, e ti stai innervosendo perché, non so, c'è troppo traffico, troppo semaforo rosso, non puoi passare, ma questo ti fanno vedere che tu, ti vogliono fermare, perché devi avere più pazienza, ti devi essere più equilibrata. Se ci sono cose che sono un po' piccoli, imprevisti, negativi, tu devi ricordare che questo è solo il modo per fermarti, per equilibrarti, cioè a quello che capisco io, per proteggere delle cose più gravi. Quindi, piccola sfortuna succederà solo per proteggerti dalla sfortuna grande, così diciamo, va bene? Sembra che tu avrai bisogno di iniziare qualcosa nuovo, però ci saranno questi ostacoli. O magari tu hai già iniziato un qualcosa nuovo, un nuovo progetto, una nuova conoscenza, un qualcosa nuovo, un nuovo step. Però se c'è qualcosa che ti frena e ti dice di non andare lì, devi sapere che così deve essere, ti vogliono proteggere. E anche qua la carta di destino. Questa carta proprio fa vedere che c'è una protezione, magari anche protezione di antenati. Ok, andiamo avanti. Oracoli, dove siete oracoli? Un po' di pazienza, ragazzi. Ok, ce l'ho questi tre mazzi, li voglio mischiare. Non so, mi vedete o non mi vedete? Questi tre mazzi, li voglio mischiare. Un po' di pazienza. E tu nei sogni ci credi? Un attimo, ragazzi, proprio questo ti vogliono dire. Allora, mi fanno vedere da qua, voglio subito parlare perché altrimenti poi dimentico. Qui mi fanno vedere che ti aspetta una lunga strada verso il sole. Vedete che c'è il sole lì? Sì, dovrai attraversare un bosco. Sì, ci saranno ostacoli, ma dovrai arrivare a qualcosa di molto positivo. Mi fanno vedere di credere nei tuoi sogni. Sì, proprio fanno vedere di non essere troppo fredda, non essere troppo razionale, permettere a te stessa di credere nei miracoli, credere in qualcosa che ti sembra assurdo. Sì, perché ha senso. Sembra che veramente questi unicorni, dovrebbero non arrivare nella tua vita. Dovrebbero non succedere le situazioni che sembrano le magie, sembrano magiche. Non è un caso che succederanno, è perché deve essere così. Meno razionalità, più intuito, questo dicono le carte, perché sta arrivando qualcosa di molto carino. E questa carta, amore, ragazzi, fiori. A parte amore, ma anche una creatività tua. Sembra che ti stanno dicendo di distaccare dalla logica, da ciò che vedi, con persone che dicono io credo in ciò che vedo. Questo non deve essere. Qui sembra che tu, proprio in questo periodo che ti sta aspettando, devi essere più sognatrice, più ispirata dall'amore, cioè dentro di te proprio ci sarà questa melodia di amore e va bene, anche se magari tu avrai paura.
di sognare in questo modo, perché tipo, oddio, io non voglio innamorarmi, io non voglio amare perché magari mi sto illudendo, no, 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 stop, devo controllare la mia testa, non devo sentire ciò che sento, questo non deve essere, razionalità chiudiamo, perché mi fanno vedere che adesso, in questo prossimo periodo, deve essere romanticismo in te, melodia, musa, ti vogliono proprio dare questo. Sì, servirà il coraggio, in fondo ce l'abbiamo in carta di coraggio, servirà il coraggio, però questo è necessario. Qualcosa sta succedendo proprio in galassia, le stelle si stanno formando il destino. In questo periodo, proprio questi prossimi 20 giorni, se vuoi essere romanticona, guardare il film di amore. Cioè, cerca emozioni che ti fanno tu, cuoricino, sentire amore, anche se amore non c'è. Questo. Io, ad esempio, ora sto guardando il film di Sultan, di questi. È un film molto, per me, molto interessante e romantico. E mi fa bene perché io vedo che dentro di me sento questa cosa, energia, questa buona. Non so cosa porterà. Penso che porterà qualcosa di buono. E anche qui si vede questo pezzo proprio che tu hai bisogno di questo. Di qualcosa che ti fa sognare, credere nei miracoli, nei sogni. Questo. Ok, questo, con questa carta volevo ancora un attimo. Ottimismo, vedete? Dice che deve essere ottimista. Ecco la trasformazione e guarigione. Wow, Madonna, che belle carte mi hai fatto vedere. Ok, oh mio Dio, che bellezza. Ora vi faccio vedere, vi dico ora. E coraggio un'altra volta. Niente, ti fanno vedere questo romanticismo nel cuore, qui queste stelle che si formano e poi mi fanno vedere un nuovo futuro, sembra che in questo periodo sarà molto importante visualizzare le cose belle, pensare a cose belle, perché in questo prossimo periodo si starà formando almeno prossimi un paio di mesi. Sembra che è come tu stai programmando i tuoi prossimi mesi, che saranno positivi. Cioè, capite cosa voglio dire? Quello che tu penserai questi prossimi 20 giorni porteranno qualcosa di molto importante per dopo, ancora dopo. Per questo non pensare negativo niente. Sognare, visualizzare, meditare, tutto ciò che è un po' magico deve essere fatto. Ok, mi fanno vedere che ti aspettano positivi cambiamenti nella vita, fanno vedere la luce della guarigione. Quindi se ci sono i problemi, se c'è qualcosa, dolore di qualcosa, questo sarà guarito e ti sarà dato aiuto. Ecco perché anche non deve essere molto mentale. Mi fanno vedere questa bella carta che tu starai con le persone che ti vogliono bene e quali vuoi bene tu. E anche queste risate, non lo so, si vede, e anche queste risate ti aiuteranno ad avere il coraggio di rischiare e il coraggio in questo periodo prossimo ti servirà anche perché qua ce l'abbiamo nuovo inizio e nuovi inizi e questo inizio può essere di tutto, può essere anche un uomo, vedete, un uomo con due leoni, leone e tigre, un uomo coraggioso, forte. Sì, guardate, a me è proprio un uomo con quale bisogna avere il coraggio. Un uomo creativo. Un uomo che ce l'ha diversi talenti, creativo. Sapete che sembra che un uomo. Qui sono due donne. Se questa donna potrebbe essere anche amica, mamma, sorella, qualcuno che le dà consigli. Non ti devi preoccupare se questo uomo ha un amico o qualcuno che le dà consigli, non devi proprio notare questo consiglio. Con questo uomo dovrai avere il coraggio. Mi fanno vedere questo.
un tipo un po' strano. Forse questo ti avrà pa farà paura. Però è un uomo molto coraggioso, un vero uomo. Tanta passione dentro di lui. Ti può motivare, lui ti potrà motivare e tu e lui ha bisogno da te di questa energia bella tua che puoi dare, questo romanticismo, questo amore, questa tenerezza che tu puoi dare. Ok, prendiamo queste carte e andiamo a darti un consiglio. Consiglio. Consigli. Un attimino, ragazzi. Io qui c'è un librino che dovrò leggere perché io non so. Consiglio di angeli. Lascia andare. Ok, vado a leggere queste carte. È ora di lasciare andare questa situazione. Smettila di concentrarti sul come e sul quando si risolverà o sul perché si è verificato. Dovresti chiudere relazioni malsane o poco soddisfacenti per permettere l'arrivo di qualcosa di meglio. Stai sereno, Dio e gli angeli hanno tutto sotto controllo. Un aspetto fondamentale per far accadere ciò che desideri è chiedere quello che vuoi, affidando la tua richiesta al cielo. Se hai estratto questa carta, è possibile che tu sia troppo ossessionato dal modo in cui i tuoi sogni debbono realizzare. Esprimi un desiderio e lascia fare agli angeli. Esprimi un desiderio e dimentica che l'hai espresso. Questo è il segreto dei desideri. Evita di vivere in modo estremo o di vedere le cose in un bianco e nero. Per esempio, chiediti se spendi troppo o accumuli ansiosamente la tua ricchezza. Se dai troppo dal punto di vista emotivo o innalzi muri per tenere a distanza le persone. Non ho letto malissimo, non so leggere. Vi faccio leggere a voi. Non so, potete leggere, ragazzi. No. No, ancora no. Va bene, non lo so, non potete. Leggerò anche questo. Senti che nella vita c'è più di quello che stai sperimentando. Quindi è tempo di voltare pagina. Forse ti stai allontanando da una situazione che non ti fa bene, oppure provi attrazione per ciò che può renderti felice. In ogni caso, hai tutto sotto controllo. E questo? Non lo so, non si vede, penso. Ragazzi, ho finito questa prima variante. Raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io fermo video e noi andiamo alla seconda variante. Questa bambolina la metto qui. Lavoro sempre con questo mazzo. Puoi pronunciare il tuo nome. Chiediamo cosa ti aspetta il tuo futuro prossimo, futuro immediato. Puoi pensare a una situazione che per te è importante.
In fondo ce l'abbiamo la stella, una grande connessione, connessione con il tuo spirito, una creatività, un'energia creativa. Qua se tu ce l'hai qualche hobby o qualcosa, un lavoro dove serve la creatività, questa carta dice che tu adesso sei al massimo creativa. Quindi in questo punto bisogna sfruttare questo periodo. Poi sotto mi è venuto un uomo, un re di coppe. Questo uomo potrebbe essere a distanza da te e con dei sentimenti, uomo con dei sentimenti qua inginocchiato, a distanza da te, oppure voi siete distanti, distanziati. Vedo che questo uomo ti pensa, ti sogna, perché la stella sì, è lontana, però romantico molto, energia romantica. Ecco, la prima carta, guardate, la prima carta che mi viene, amore. Ora vi dico. Wow. Allora, in questi 20 giorni saranno grandi cambiamenti in amore. Si vede. Ecco la stella. Uomo. Un appeso. Ok, guardate, inizio da amanti e finisco con due di coppie. Qui parliamo di due persone che sono innamorate, il sentimento tra due persone. Sì, questo uomo può essere a distanza, o può avere altri problemi, dove lui adesso non può essere presente nella tua vita come lo vorrebbe o come lo vorresti tu. Tu sei sempre nei suoi pensieri, sei venuta imperatrice sopra. Sembra che in questo periodo, questi prossimi 20 giorni, per chi è in relazione, per chi ha una storia a distanza, ha una storia dove adesso non sono tanto belli i momenti, io vedo qua il fortificare il vostro rapporto, io vedo due persone molto unite, io vedo la positività, leggerezza, allegria, io vedo fuoco, passione, qua. Come dire in modo carino? Fisicità, passione, fisicità. Qui incontro dove due persone si amano. Vedo che tu come donna ti sentirai molto libera, molto libera nel senso senza limiti, senza niente ti limita. Non so dire adesso in italiano. Vedo che tutto, tutta la tua energia può essere, come dire, esplorata, esplorare, non lo so cosa adesso è questa parola. Io ti vedo stare molto bene, parlando di questo uomo, ti parlando di amore, forse anche in generale, questo periodo starai molto bene, saprai chi sei, cosa vuoi, questo uomo saprà che vuole te, anche in questo caso, Imperatrice, abbiamo sopra. Lui sotto un po', cioè tutto dipende da te, come andrà avanti la storia tra di voi. Importante che c'è amore. Sì, avrà un po' di difficoltà, difficoltà lui, le sue difficoltà personali, e può essere che adesso la situazione non potrà essere cambiata come vorresti tu. Se tu ce l'hai un uomo che è impegnato, per questo motivo non potrete forse avere quello che volete avere insieme, però tu sei sempre nei suoi pensieri. Questo voglio aggiungere per le ragazze che hanno queste situazioni, perché mi viene che qua tutto gira intorno all'amore, i sogni di amore, i pensieri di amore, di incontro, di stare insieme,
tutto questo. Anche in questa stesa vedo la tua creatività, i tuoi talenti, i tuoi doni che tu ce l'hai, che tu potrai esprimere, esplorare. Come si dice questa parola? Non riesco. Solo che questo uomo un po' pressione vedo, su di lui vedo la pressione. Voglio ma non posso. Vorrei tanto ma non posso. Non può stare insieme, non può esserci. Sì, sembra che è molto concentrato sulla sua routine, sulla sua vita, sulla sua quotidianità, molto legato alla sua zona di comfort, a quello che ha. Vuole essere più attento, non vuole perdere quello che ha. Però tu ci sei nel suo cuore. Avanti, andiamo. Questa è sete. Te avrai un po' di paure, preoccupazioni riguardo il tuo lavoro, forse ora riguardo la tua famiglia. Sì, un po' di preoccupazione, sembra che ci sarà una situazione legata al tuo lavoro o, ripeto, alla tua casa, perché lavoro può essere anche la casalinga lavoro. Ci sarà un periodo un po' di dove tu dovrai lavorare tanto, faticare tanto e ti sembrerà che è tutto inutile, ma è solo per un po' di tempo. C'è una donna sembra che questa è una tua amica o qualcuno. C'è una donna che ti può dare dei consigli molto preziosi e mi fanno vedere che la dovresti ascoltare, perché la tua situazione materiale, la situazione lavorativa, tu potresti cambiare grazie a questa donna, perché lei ha un carattere di imprenditore, come si dice? Businesswoman. Lei ha questo talento, lei ha questa nota di guadagnare i soldi. E lei ti può dare dei consigli preziosi. Se tu ascolterai lei, sembra che la situazione può cambiare in meglio. Sì, e qua vediamo un 6 di bastone, che la situazione che ti preoccupa si risolve in miglior modo possibile. Se, ripeto, rispetterai il consiglio. Se non ci sarà consiglio, chiedi questo consiglio a questa donna, businesswoman. Ok, andiamo avanti. Adesso un po' di pazienza, perché voglio fare con oracoli. Io vedo che tu avrai una notizia, una lettera molto breve, ma proprio breve. Può essere che durante questo video, dopo questo video, per qualcuno. Molto breve, avrai una notizia, una lettera da un uomo che per te è importante. Io vedo dopo questa lettera cambieranno le cose tra voi due. E sembra che Angele, qua, sembra che, a parte che questo uomo in qualche modo è destinato a arrivare a essere nella tua vita, ma sembra che anche che le tue preghiere saranno esaudite, la tua speranza sarà esaudita. Oh mamma mia, che bella! Guardate che felice! Lo abbraccerai, amore. Bella, molto felice sarai. Sembra che la famiglia è unita, ti sentirai che voi siete una famiglia. La felicità, gioia, spensieratezza. Sembra che quello che tu manifestavi, quello in cui tu speravi, sia vero. Wow. Perché le tue speranze saranno realizzate. Ci sarà un grande cambiamento. E
la guarigione mi fanno vedere molto bene. Andiamo avanti. Io vedo un qualcosa, un fondamento molto, un grande fondamento per il futuro con questo uomo. E succederà tutto molto spontaneo. Il trionfo, è il tuo trionfo. E comunque però devi restare fedele ai tuoi principi, come consiglio, devi restare ai tuoi principi, fedele, restare fedele ai tuoi principi. Valori, ci sarà da prendere una decisione. Meglio stare un po' sole e pensare bene prima di prendere questa decisione. Devi prima di prendere questa decisione dovrai colmare i tuoi pensieri. Le carte ti consigliano prima di tutto pensare al tuo benessere, alla tua vita, a quello che tu hai. Non devi fare cose rischiose che mettono a rischio quello che tu hai. Non rischiare troppo, ecco questo. Ok, mi fanno vedere che sarai molto connessa al Dio, al creatore, all'universo, ognuno crede a quello che crede. Sembra che ti arriveranno tanti messaggi. Deve essere in questo periodo che ti arriva molto attenta ai messaggi che ti arrivano, perché questi messaggi ti guideranno e ti aiuteranno a avere successo. È importante anche saper comunicare, è importante la comunicazione. Devi dire alle persone che per te sono importanti. Devi dire quello che tu vuoi, devi comunicare a loro i tuoi desideri. Questi desideri saranno ascoltati e sembra che ti diranno di sì a chi dovrai chiedere, ma tu lo dovrai dire, non ti potranno leggere nei pensieri, anche se c'è qualcuno qua che ti potrebbe leggere nei pensieri. Qua ce l'abbiamo il mago. Mago, lui è un bravo psicologo, lui capisce anche senza. Anche se tu non parli, capisce bene, però comunque mi fanno vedere che quello che tu chiederai, quello che tu comunicherai sarà esaudito. Qui si aprono diverse porte per te, diverse possibilità, solo da te dipende dalla tua decisione dipenderà quello che è, come andrà a finire. Quindi in questi prossimi 20 giorni devi stare anche attenta con ciò che desideri, con i tuoi desideri. Ma ho fatto caso anche in prima variante e adesso in questa seconda variante la stessa cosa mi dicono. Non lo so perché, magari c'è veramente in aria qualcosa di un grande cambiamento, magari Pasqua, l'energia di Pasqua cambia, perché sembra che da quello che tu deciderai, da quello che tu deciderai di fare, da quello che sceglierai di fare, dipende anche i prossimi mesi. Sembra che tutta estate dipende da quello che seminerai adesso, in questi prossimi 20 giorni. Per questo è molto importante essere equilibrati, pensare bene a quello che si pensa, pensare bene su quello che si fa, si dice, non offendere, non ferire nessuno, essere più delicati, più attenti, più pazienti. Questo è importante. E comunicare nella tua stesa, comunicare è molto importante. Sì, in questi prossimi 20 giorni potrai pianificare quello che devi fare dopo. La cosa strana qua è che ci sarà anche un periodo di crisi dove tu penserai che tu non capisci niente, che non capisci niente, oppure ti arriveranno troppi messaggi e tu ti senti confusa, sembra che tu non riesci a capire quello che tu vuoi, quello che tu devi fare. E vedo un po' di crisi dell'intuito. Sembrerà che tu hai perso la strada.
non lo so, se tu fai il mio lavoro, magari penserai che non capisci niente, non ti arrivo intuito. Non capisci le carte o un'altra cosa, dipende cosa fai. Sembra che ci sarà questa crisi, come che tu, a te ti sembrerà che tu ti sei disconnessa, ma questo non è vero, sei molto connessa. Abbiamo visto prima, ti comunicheranno, solo che sembra che ora bisogna vedere per quale motivo tu avrai questo tipo crisi di intuito, chiamiamolo così. Un attimo, vedo le carte, quale posso prendere? Prendiamo questo qua. Per quale motivo ti succede questo? E cosa devi fare? Quando mi saggia tanti, ma non capisce. Cosa vogliono dire? Che cos'è? Ecco, la papessa. La papessa bloccata. Hanno bloccato la papessa. Allora, ok, non sarai tu disconnessa, non è vero. La prima riga mi diceva che sarai tanto connessa. Solo che vogliono che tu in questo periodo, in questi prossimi 20 giorni, fai la pulizia nei tuoi pensieri. Pulizia non solo nei pensieri, ma anche pulizia nella tua vita materiale. Non so, pulizia in casa. Comunque, la pulizia di quello che succede in tua vita, detox. Sembra che dovrai scendere con un po', tornare nella vita reale e sistemare un po' di cose nella vita reale. Questo mi fanno vedere, attirare un po'. Ecco perché magari ti sembrerà che sei disconnessa. Ripeto, se tu lavoro in tuo lavoro, in quello che tu fai, serve intuito, l'intuito ti chiudono per un po' di tempo, lo fermano per riposare. Se sei lavoratrice come me, con le carte o qualcosa simile, perché vogliono che tu ti riprendi, ti riposi un po'. I messaggi ti arrivano e ti arriveranno e tu sarai guidata. Puoi chiedere e ti daranno la risposta. Solo che per qualcuno sembrerà che il wifi non funziona così bene. Sembrerà però, non è vero che è così, abbiamo visto prima che non è così. Ti stanno preparando per un nuovo inizio. Sì, dovrai accumulare le tue forze. Io vedo che in questa variante a tanti di voi avete bisogno di relax, di riposo, di riposare soprattutto la testa, pensare un po' meno. Perché sembra che in questo prossimo periodo avrai bisogno di riposare bene la testa, dormire bene, smettere di preoccuparsi per il lavoro, per altre cose, per la tua vita, semplicemente di staccare, riposare, rilassare. Detox, potete fare il detox di telefono, per esempio, se riuscite, se potete. Io lavorando con questo lavoro non posso fare, ma vorrei proprio fare. Quando ti chiudi tutti i telefoni per un paio di giorni, non sei irraggiungibile. Per ricaricare te, la tua energia. Ok, prendiamo adesso queste carte, andiamo avanti. Cosa mi vogliono ancora dire, avvisare? Un attimino pazienza, ragazzi. Voglio prendere queste due. Pepetto, Geppetto, Giuseppe. Giuseppe per qualcuno. Qualcuno di voi c'ha Giuseppe. Pipetto, Giuseppetto. Non so perché mi è venuto questo Giuseppe qua. Di chi è questo Giuseppe, ragazzi? Pepe.
Peppe anche, Pepetto, Giuseppetto, Pepetto Giuseppetto. Ecco il Pepetto Giuseppetto arrivato. Qui mi fanno vedere che c'è una grande connessione tra te e questo Pepetto. Vabbè, voi avrete altri nomi, ragazzi. Non so perché, ma forse perché qui c'è scritto. Vedo che tu c'è una persona che ha problemi nella sua vita materiale, lavoro. Veramente deve sacrificare, deve, come dire, sudare tanto. E mi fanno vedere che tu a questo uomo puoi dare un aiuto tuo, che questa persona ha bisogno del tuo aiuto. Qua vedete queste carte parlano tutti dello spirito, del tuo intuito che ti sembra che non funzionerà, ma funzionerà bene. Tu hai un'energia, una luce che può aiutare a guidare questo uomo. Quindi io non so chi è questo uomo, o è il tuo uomo, o il tuo padre, o qualcuno. Io vedo che questo uomo ha bisogno del tuo aiuto. Un uomo che lavora tanto sulla terra. Può essere per qualcuno un uomo anziano che qualcosa sulla terra. Terra. Ok. E ho perso. Vuol dire che è solo questo dovevo dire. Andiamo a vedere con questo mazzo. Ecco, c'è proprio sta male anche fisicamente. C'è una persona che sta male fisicamente, perché mi sembra che è una persona grande, anziana, o una donna grande, anziana. Sta proprio, sì, si vede che sta male. È al sole. Ah, bene. Niente, la persona che sta male adesso, se ce l'hai una persona che è grande, non so, mamma, babbo, qualcuno. O non so, un'altra donna grande che sta male, io vedo che, ma sta male da parecchio tempo, io vedo che cambierà in positivo la situazione e inizia a guarire. Tu sai di questa cosa e ti preoccupi di questa donna che sta male. Ci sono messaggi da un corteggiatore. Ci saranno messaggi con una tu messaggerai con una persona che sembra un amico, lui dovrebbe essere un tuo amico, però io vedo che tu non è che tu lo vuoi, ok? Sembra che tu non sai se tu lo vuoi o non lo vuoi, non lo so, ma lui ti scrive, lui ti vuole, devi sapere che lui ti vuole. Un uomo maturo. O un uomo, se non è maturo, con baffi, con la barba, o capelli un po' più lunghi. Questo uomo ha grandi speranze verso di te. Per qualcuno di voi potrebbe essere anche la distanza. Lui vorrebbe avere con te una relazione, questo uomo. Però c'è ancora una donnina, donna, che è una donna molto furba. Anche lei vuole questo uomo. Ok, decisione. E lui sembra che si decide, vuole te. Lui si decide che vuole te. Lui fa la sua scelta. E questa donna. Questa donna è una donna falsa. Vedete anche qua, false persone è venuto. Lei è una donna falsa, lei porta le maschere, sembra che lei vuole mettere i bastoni nelle ruote, però la giustizia sarà dalla parte vostra, quindi non dovete preoccupare. Comunque lui farà quello che vuole fare lui, non quello che comanda, non so, qualcosa lei manipola, qualcosa lei vuole. Questo, ragazzi, io penso che sento che non ho niente altro da aggiungere. Sembra che quello che ho detto, quello che volevo dire, ho detto. Andiamo, vi darò anche consigli con altre carte un attimino. Questi consigli io vi leggerò. Tolgo questo.
qua. Un anno da oggi c'è qualcosa meglio per te. Tra un anno sarà qualcosa di meglio. Solo tra un anno e basta. I gatti. Andremo a leggere qui. Non ci pensa l'inverno. Due di primavera. Perché non vedo? Ah, ovra 100. L'evento per cui è formulato la domanda si verificherà a un anno da oggi o subito dopo. In questo intervallo di tempo resta ottimista, continua a prenderti cura di te stesso e a occuparti dei preparativi necessari a realizzare il tuo desiderio. Ricorda che sono coinvolte scelte che riguardano il libero arbitrio di altre persone. Al momento i tuoi angeli sono al lavoro per te, dietro le quinte, anche se nell'immediato non riesci a vedere la prova che le tue preghiere sono state esaudite. Qui mi viene da piangere. Perché è la stessa cosa, oh, vedete come sensibile, perché è la stessa cosa hanno detto all'inizio, che le preghiere saranno esaudite. Anche se sembra che no, sì, ti hanno dato conferma. Ok, c'è qualcosa di meglio, leggiamo questo, 20. Il cielo ha pensato a qualcosa di meraviglioso per te, tuttavia ciò che ti aspetto è diverso. Che ti aspetta è diverso da quanto tu avevi in mente. Chiedi a te stesso cosa preferiresti, quello che avevi chiesto o qualcosa che ti farà sentire ancora più felice e soddisfatto? Questa è una domanda. A volte Dio ha in serbo per noi gioie che noi non saremo nemmeno in grado di immaginare. Apri la tua mente e il tuo cuore alla possibilità di meritare anche più di quello che chiede. Fidati dei tuoi angeli che ti guideranno in direzioni nuove e emozionanti. Qui, questa è una sfida intellettuale che richiede la tua capacità di pensare a una soluzione adeguata. Se ricevi informazioni utili in modo indelicato, accetta il messaggio senza curarti del messaggero. È quello che mi dite voi tu sempre, non ti curare di loro. Devi essere diplomatica. Grazie alla tua visione, creatività e dedicazione alla tua causa, hai ottenuto un grande successo. Potrebbe essere nel tuo interesse scegliere un partner che ti affianchi nelle tue imprese o aumentare il numero di persone che ti prestano aiuto. Questo. E io ho finito anche questa variante. Raccontate come vi siete trovate e mettete like. E io vi saluto e noi ci vediamo alla terza variante. Chi è con me? Chi rimane con me? Se no vi saluto. Comunque vi saluto. Eccomi qua, andiamo avanti, variante numero 3. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Ora, mentre mi riposavo, si è caricato il video su Aniria 1, il mio canale, dove chi non lo sa, ce l'ho tre canali, quindi per capire. Si è caricato il video che ho fatto così come sto facendo adesso e ho notato che la qualità fa schifo. Mamma mia, io non ce la faccio, io quando vedo questo mi taglia gli occhi, non posso. E quindi anche questo video avrà la stessa qualità.
un po' di pazienza, ragazzi. Ora mi devo riabituare. Io sto provando di lavorare bene, di avere sfondo buono, volume buono. Cos'altro? Proteggermi dalle nudità e tutto quello per non essere più bloccate. E voglio fare tutto e alla fine avevo fatto la qualità buona, ma con un volume non tanto buono, non tanto buono. Oggi ho riprovato, adesso vedo che qualità fa schifo. Un po' di pazienza. Piano piano in qualche modo ce la faremo questo, ma io veramente, io quando si tratta di qualità, volume può essere non buono. Ora io sulla TV posso mettere, aprire a un altissimo volume che sentirà tutto il quartiere. Questo non è un problema. Se non c'è volume al telefono, ci sono anche applicazioni che aumentano volume. Io ce l'ho queste applicazioni con quali tu puoi aumentare il volume anche 2 volte. Ecco, io già vedo che si vedrà male questo video. No. Ok, quindi se non c'è buon volume, si può sempre aumentare scaricando. Ora non mi ricordo, Boots qualcosa, Boots volume, non mi ricordo, c'è un'applicazione io. Però quando qualità brutta, questo è aiuto, questo è un casino. Oggi sarà così, prossima volta, perché io faccio con la camera frontale, io mi vedo. Ho fatto così perché volevo anche guardare se basta spazio per mettere le carte. Faccio di tutto perché adesso è veramente scomodo. Ripeto, scomodo per chi non sa, perché rischiavo di perdere tutti i miei canali. Chi non lo sa, rischiavo perché tutti i mazzi di tarocchi hanno la nudità alla fine: arcano di mondo, arcana di stella, amanti sono nudi, cioè tutti i carte sono nudi. E dove si trovano le tettine, questi video vengono bloccati e per questo bisogna fare attenzione. Ok, andiamo. Parliamo del futuro immediato. Inizierò con questo mazzo. Però penso che qua dovrebbe essere un po' meglio. Vediamo se sarà meglio. Spero, spero che sarà. Ok, non lo so, ragazzi, vi dico quello che vedo. Non penso che per tutti sarà questa variante perché vedo molto bene una persona legale o una situazione legata non so, c'è una persona che è con la divisa oppure lui o lei appartiene a qualcosa di paese legale, IMSS, non so, qualcuno, creditori, qualcuno di ufficiale con questa divisa. Sembra che è arrivato il tempo di risolvere un problema di una vecchia data e vedo arrivo di questa persona ufficiale o magari una lettera a casa, una cosa, un documento, una cosa ufficiale, una notizia che magari un po' ti spaventa perché per te questa sarà la perdita. Per me queste sono perdite di soldi.
Per te questo è un problema da eliminare e vedo che ti spaventi un po'. Però quello che è bello finisce con la soluzione trovata. Prima sì, ci saranno un po' di nervi. I nervi ci saranno, però la soluzione sarà trovata. Non si vede. Soluzione sarà trovata. Due ultime carte. La chiave, la gabbia è aperta e la situazione trova una soluzione. Quindi, prima sarà un spavento. Sì, prima ti dispiacerà tanto, però poi alla fine andrà bene. Sì, ci saranno perdite, ci saranno nervi, però si trova. Imprigionamente, dovrai un pochino, ecco, la brutta salute. Sì. Qui si dovrà un po' di riposo, avere un po' di riposo perché qua c'è, vedo stress. Stress dopo questa situazione, che poi alla fine troverai la soluzione. Però stress vedo, non so, sembra che anche sfiducia verso qualcuno che non è tanto sincero. Alla fine quello che io posso dire è che qualsiasi cosa succede, finisce bene. Anche qua mi finisce con un sole. Quindi devi affrontare questa situazione con calma. Cerca di essere calmo perché altrimenti ti si abbassa l'immunità e ti puoi ammalare. Per non ammalare, cerca di riposare, non prendere troppo in panico. Panico non prendere. Ripeto, qui c'è una cosa ufficiale, non lo so. Arriva una lettera che spaventa un po', o qualcosa, una notizia come un documento, qualcosa così. Andiamo avanti. In questa linea voglio proprio leggere come un po' questa carta di trasformazione. Leggerò come arcano di morte. Cosa vedo? Io vedo che qui ci sarà non lo so se c'è adesso, stavo guardando, mi sono fermata perché sembra che c'è un'energia negativa, un po' di, non so come dire, bordello, diciamo, perché non c'è la disciplina, un po' di casini nella vita. Non so, sembra che non ci sono ordini nella vita, non c'è disciplina e di conseguenza succedono questi problemi. Non lo so, o tu non pagavi bene qualcosa, ciò. Io vedo che ti è sfuggito una tua responsabilità dalle mani perché hai preferito qualcosa che ti fa stare bene, divertire e non prendevi sul serio un problema. Di conseguenza, vedo che c'è questa perdita e una grande paura che può andare tutto ancora peggio. C'è una persona che ti cercava di dare un consiglio, però tu non hai ascoltato. Quindi di conseguenza arriverà, questo problema che non hai dato peso. Sempre della stessa cosa mi parlano. Quindi il consiglio quale sarà a questa situazione non tanto piacevole?
Niente, teacher, anche maestro, semplicemente imparare fare il tesoro da questa perdita, da questo sbaglio, fare il tesoro e non ripetere gli stessi sbagli, punto. Questo. Andiamo avanti. Vedo che perdi la strada, oppure tu hai già perso la strada. E mi sembra che tu devi trovare la nuova strada, allora, io vedo che tu sei andato a una direzione sbagliata. Adesso stai andando. E tutto quello negativo che succede, ti vogliono che tu cambi la strada, cambi atteggiamento, cambi. È come un avviso. Perché quello che ti danno è solo una prova e non è una cosa grave. E se non cambi atteggiamento, può essere grave. Per questo dicono cambiare, svegliare e cambiare atteggiamento. Vediamo un po' ancora un consiglio. Sempre la guarigione. Non succederà niente di grave, molto male nella tua vita, non devi preoccupare, ti vogliono semplicemente guarire. Ecco perché ti danno ancora e ancora ostacoli, le prove finali, perché vogliono che tu finalmente guarisci. Quindi io vedo che tu non impari una lezione, ecco. E per questo ti danno tutti i problemini, diciamo. Ma i problemi, ripeto, non sono grandi perché la protezione tu ce l'hai. Anzi, questa protezione qualcuno ha preso ad ottobre. Ottobre-novembre mi fanno vedere. In quel periodo hai avuto questa protezione. Questa protezione può essere anche una persona che tu hai incontrato da ottobre a novembre. E quindi così. Prendiamo adesso un altro mazzo, vediamo. Ma no, mi potete dare qualcosa di più positivo? Siamo partiti con questi eventi, pagamenti. Ecco, uomo, gente, l'uomo con fiori. Un corteggiatore, ai, flirt, romanticismo, oi. Lavoro, sul lavoro questo. Ok, adesso io ti dico. Povera ricca mi è venuto. Povera ricca. Ok. Ho capito. Oh Madonna, grandi cambiamenti qui in questa stesa. Ok, c'è una persona che è interessata a te, va bene, un uomo, ma questo uomo ha interessi anche lavorativi con te, interessi lavorativi oppure interessi che non riguardano amore, ma riguarda interessi di una vita normale, materiale. Questo uomo ti può proporre un qualcosa che ti può cambiare tutta la tua esistenza, o lavoro o casa o ciò, però si dovrà pazientare, avere la pazienza. Ci saranno comunicazioni con questo uomo che ti spiegherà, ci saranno, non so, da leggere qualcosa, i messaggi, ma io vedo che tu.
Hai paura di mettere in questo progetto? A me mi sembra che questo uomo veramente ti può aiutare a cambiare qualcosa. Poi mi fanno vedere te, povera ricca, povera perché pochi soldi o perché povera gabbiana, non lo so. Mi fanno vedere un uomo molto passionale, incontri con lui di notte, di sera, passione, qualcosa di carino. Un uomo che ti piace. Anche se tu sei povera, per questi problemi che abbiamo visto, ricca perché c'è questo prezioso uomino, volevo dire uomo, che ti fa divertire. Questo mi fanno vedere le carte. Comunque, questo uomo che ti è interessato come di donna, lui ha interessi proprio come donna, ma la sua offerta, quello che lui ti consiglia, quello che ti vuole aiutare, e ha una cosa ufficiale. Profumo di è ufficiale, che ti può cambiare. Quindi il consiglio è accettare questo uomo, questo consiglio, questo aiuto. Non so, magari qualcuno ti dirà di cambiare lavoro, cambiare il posto di vita, la città, qualcosa. Sì, lui ti vuole aiutare di uscire dalla tua zona di comfort, che non è più zona di comfort, ma è una prigione. Sì, questo uomo ti porta è un uomo protettivo, è un uomo che ti porta la gioia e liberazione. Quindi, non so, se tu sei una persona impegnata, qui può essere un altro ragazzo che è interessato a te e che grazie a lui tu potresti cambiare tutta la tua vita. Questo. Non lo so se loro due è la stessa persona, ma secondo me questo è un altro. Non lo so, può essere la stessa. Ok. Andiamo a vedere con questo mazzo. Allora, il consiglio per questi 20 giorni, se c'è un uomo, chiede aiuto, fate aiutare, non prendere tutte le responsabilità sulle tue spalle, dividi queste responsabilità con qualcun altro, fatti aiutare, non portare tutto sulle tue spalle perché sei stanca, basta. Tu quello che devi fare, tu puoi indicare, vai a lavare i piatti, per favore, porta la spazzatura fuori o fai una telefonata, tu puoi dare ordini. Fatti aiutare da qualcuno, o uomo o donna, non lo so, o figli, fatti aiutare. È un consiglio. Mi fanno vedere di prendere cura del tuo stato d'animo, del tuo fisico, della tua salute. Smetti di lavorare e pensare tanto a lavoro e altre cose, pensa meglio di tuo fisico. Vai a fare una corsetta. Fai un detox di cibo, riposati, parlano di corpo, di anima e corpo. Bisogna prendere cura un po' perché sembra che tu hai abbandonato questo. Perché sei molto stanca e dalla tua stanchezza puoi diventare aggressiva e puoi maltrattare chi non se lo merita. E qui parlano di amore. Qui veramente sembra che c'è una persona molto interessata a te, e tra te e questa persona può essere molto bella storia, perché qui c'è un sentimento. Però dalla tua stanchezza e tutte le responsabilità che hai sulle spalle puoi creare problemi in questo rapporto. E per questo meglio rilassati un po', prendi cura del tuo corpo, fai sport, non so, medita, fai qualcosa per migliorare anche aspetto fisico.
così non ci sarà questa aggressività, perché sembra che ce l'hai aggressività. Questo uomo che mi fanno vedere, lui, tu per lui sei molto importante e lui soffre per te, però non lo fa vedere. Lui, questo uomo è molto altruista, lui sembra che darebbe vita per te, non lo so chi è questo uomo, ma c'è un uomo. Chiede aiuto a lui, quindi, a quanto capisco. Vediamo qua in questo mazzo. Pazienza, deve avere pazienza. Le cose cambieranno. Puoi stare tranquilla. Non succederà subito, ma le cose con piano piano cambieranno. Tu sei al sicuro, mi dicono le carte. Abbia un po' di fiducia e pazienza. Trasformazione è all'orizzonte. Ci sono grandi progetti in futuro. Sembra che qualcosa già si sta realizzando, si sta maturando dietro le quinte, così si dice, dietro le quinte. Solo che tu adesso non vedi, ma sembra che qualcosa si sta maturando. Devi avere un po' di pazienza. Adesso mi dicono che non deve andare controcorrente, deve essere più saggia, più tranquilla, più saggia, e lasciare un po' scorrere. Non devi combattere, mi dicono, devi tranquillizzarsi. Questo mi dicono le carte. Qui serve la tua saggezza, devi controllare le tue emozioni. Perché dietro le quinte, dietro quello che non si vede, c'è qualcosa che si sta maturando per te. Perché la trasformazione già si è avviato. Un po' di tempo e si sblocca. Questo mi dicono le carte. Ragazzi, io sto per finire, però voglio darvi un consiglio con Angelo e con Gatti. Opportunità, mi viene voglia di prendere un'altra carta. C'è qualcosa di meglio, un'opportunità, quello che abbiamo già visto. Ego, hai visto che ego tutto rovina. Vuole leggere anche questa. Andiamo a leggere. Anche questo voglio leggere, leggerò. Il successo ti ha donato la sicurezza economica e la possibilità di goderti un po' di tempo libero in tua compagnia, All'improvviso potreste avere un'idea geniale per un'attività che avrà molto successo. È quello che mi hanno detto prima, che c'è possibilità di avere un progetto nuovo che avrà tanto successo. Quindi dovrai fare. Andiamo a leggere. E si è chiuso qualcosa? Vabbè, si è chiuso. Si è chiuso? Perché ti sei chiuso? Ora. Ai ai ai. Prendo. Perché ti sei chiuso? Torna. Ecco, è tornato. Vabbè, si chiude. Dov'è il mio libro, ragazzi? Avete visto il mio libro? Eccolo. Ma che ce l'hai? Mm. 68.
Crescita positiva ed espansione sono all'orizzonte. Forse questa opportunità ti ispirerà con un'intuizione, oppure potrebbe essere la possibilità che aspettavi per cominciare a realizzare idee rimaste in stand-by. Magari stavi cercando di manifestare l'opportunità per cambiare lavoro, per acquistare o vendere casa o far entrare l'amore nella tua vita. I tuoi angeli stanno per spalancarti una porta che conduce a qualsiasi cosa desideri. Varcala subito. Adesso andiamo a leggere C'è meglio per te. Qualcosa. 20. Il cielo ha pensato qualcosa di meraviglioso per te. Tuttavia, ciò che ti aspetta è diverso da quanto tu avevi in mente. Chiedi a te stesso cosa preferiresti, quello che avevi chiesto o qualcosa che ti farà sentire. Ragazzi, da capo, scusate, qualcuno mi ha mandato in quel paese. Oh, pazienza, è una prova che devi avere pazienza. In questa stesa ti dicevano, no? Da capo, impariamo a leggere insieme. Il cielo ha pensato a qualcosa di meraviglioso per te. Tuttavia, ciò che ti aspetta è diverso da quanto tu avevi in mente. Ecco, chiedi a te stesso cosa preferiresti, quello che avevi chiesto o qualcosa che ti farà sentire ancora più felice e soddisfatto? Questa era la domanda. A volte Dio ha in serbo per noi gioie che non saremo nemmeno in grado di immaginare. Apri la tua mente e il tuo cuore alla possibilità di meritare anche più di quello che chiedi. Fidati dei tuoi angeli che ti guideranno in direzioni nuove ed emozionanti. Fatto, letto, wow, avevo vinto. Andiamo a ego leggere. Gatto siamese. Ti senti intrappolato in questa situazione, ma sappi che non lo sei. Non sei intrappolato nel senso. Non focalizzarti troppo sulla ricchezza materiale e liberati dal pensiero negativo, ma proprio dritto, da noi si dice, mio ex uno diceva, dritto nell'occhio. Questa carta, dritta nell'occhio. Pappagallino, è il momento perfetto per imparare il più possibile. Rimettendoti a studiare, frequentando un seminario o effettuando ricerche. Fai del tuo meglio e la legge dell'attrazione ti porterà prosperità e un avanzamento di carriera. Eccolo, anche questo abbiamo visto. Studiare qualcosa lì ci sarà, ho visto io. Scoiattolo, evita di vivere in modo estremo o di vedere le cose in un bianco o nero. Per esempio, chiediti se spendi troppo o accumuli ansiosamente la tua ricchezza. Se dai troppo dal punto di vista emotivo o innalzi muri per tenere a distanza le persone. Questa doveva essere la domanda per te stessa. Chiediti se spendi troppo o accumuli ansiosamente la tua ricchezza e chiediti anche se dai troppo dal punto di vista emotivo o innalzi muri per tenere a distanza le persone. Quindi ti devi chiedere. E quindi se tu te lo chiedi e rispondi sì, bisogna togliere ego, liberare, smettere di pensare alle cose materiali, ma concentrarsi più su quello che è veramente importante. E quello che è veramente importante è la vita di persona, salute di persone, le persone che sono ancora vivi, come anziani che sono ancora vivi, come le cose più importanti non sono cose. Questo ho capito io, ma io penso che avete capito anche voi. Ho finito, ragazzi, questa variante. Raccontate come vi siete trovati. Lo so che qualità del video non è un granché. Miglioreremo, pazienza. Vi saluto, vi bacio. Ciao ciao.